Le gare di sollevamento pesi erano già presenti nelle Olimpiadi dell'antica Grecia e sin dal 1896 hanno sempre fatto parte del programma dei Giochi Olimpici moderni. La storia del sollevamento pesi italiano nasce nel 1902 a Milano con la denominazione FAI, ossia Federazione Atletica Italiana, e disciplinerà sia la lotta greco-romana che il sollevamento pesi. Nel 1920 Filippo Bottino vince la prima medaglia d'oro della storia della pesistica italiana alle Olimpiadi di Anversa. Nell'edizione dei giochi del 1924 a Parigi, l'Italia cala uno storico tris d'oro in tre differenti categorie con Piero Gabetti, Carlo Galimberti e Giuseppe Tonani. Ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, dopo 60 anni di digiuno, Norberto Oberburger conquista la medaglia d'oro nella categoria fino a 110 kg. Nel 2000 la pesistica femminile entra nel programma olimpico. 10 anni dopo, e più precisamente nel 2011, nel corso dei Mondiali di Parigi, Jenny Pagliaro vince la prima medaglia iridata. Si ripeterà poi nel 2014, aggiudicandosi il secondo titolo europeo consecutivo. Nel 2016 Mirko Scarantino conquista il titolo di campione europeo, esattamente 55 anni dopo il grande Sebastiano Manneroni. Il 2016 è anche l'anno in cui il Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico inserisce la FIPE tra le federazioni sportive paralimpiche. Nello stesso anno, a Rio 2016, arrivano le medaglie di Martina Barbierato e Matteo Cattini. Il sollevamento pesi ha da poco festeggiato i suoi 120 anni di storia. Abbiamo incontrato il presidente della FIPE, Antonio Urso, per farci raccontare le evoluzioni e i progetti futuri di questa disciplina. 120 anni sono ovviamente tantissimo tempo, e in questo tempo sono passati eventi e in maniera particolare sono passate persone che hanno costruito le basi affinché oggi questa federazione possa essere tra le federazioni più ammirate in questo momento nel panorama europeo e nel panorama mondiale. In 120 anni la pesistica è stata completamente rivoluzionata, basta pensare che cosa è successo alla fine dell'Ottocento, quando le competizioni non erano regolamentate e in genere le competizioni di pesistica si facevano nei teatri o nei circhi, e quindi da quell'idea dell'uomo forzuto siamo arrivati ad una disciplina sportiva che non solo è nel programma olimpico ed è tra le discipline che ha più lunga permanenza nel programma olimpico, ma dall'altra parte oggi questa disciplina è una disciplina che è in grado di poter allenare anche altri sport. Per cui l'evoluzione è stata straordinariamente travagliata, è stata cercata, è stata studiata, è diventato un modello di allenamento anche scientifico, per cui devo dire che in questi 120 anni di cose ne sono veramente successe. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un follow-up di 20 anni con uno studio importantissimo e ha dimostrato che i bambini e le bambine che da zero anni cominciano un'attività propedeutica al movimento sono bambini e bambine che sviluppano tutta una serie di caratteristiche differenti rispetto a chi non ha questo approccio, e questo è confermato tra l'altro anche dall'Accademia Internazionale dei Pediatri, dove addirittura hanno mandato fuori delle linee guida a partire dal 2000 fino alle ultime che sono del 2018, dove dicono addirittura che i bambini si possono allenare con i pesi, ma questo non è una scelta, deve essere un indirizzo obbligato. Essere forti, dimostrare nel gruppo dei bambini di essere forti, significa acquisire anche una leadership, per cui i bambini da questo punto di vista è naturale poter fare questo gioco e il gesto del sollevare. Abbiamo in Italia una serie di istituti scolastici, con dirigenti scolastici proprio illuminati, che hanno preferito questa disciplina sportiva ad altre discipline sportive perché la trovano formativa per tutto quello che poi i bambini e le bambine nella vita vogliono fare. Se vogliono fare i sollevatori di pesi vanno assolutamente bene, ma se vogliono fare altri sport, la formazione motoria gli permetterà di fare quegli altri sport. E allora, siccome poi la nostra disciplina è una disciplina anche semplice da organizzare nell'ambito scolastico, da questi aspetti, con queste condizioni, noi riusciamo a reclutare i bambini che poi entrano all'interno di un percorso che si chiama FIPE Factory, e
questo percorso li segue fino a che non entrano nel mondo dell'agonismo e poi, una volta entrati nel mondo dell'agonismo, vengono selezionati. A me piacerebbe, ed è una cosa che insomma, tutte le volte che ho possibilità lo faccio, di parlare ai ragazzi attraverso questo sport che è fatto con un attrezzo che è sempre in forma e che quindi tutte le volte che devo sollevare quell'attrezzo devo metterci il massimo delle mie capacità, il massimo della mia concentrazione. Altra cosa è giocare con un pallone che può prendere una traiettoria di rimbalzo e fare un gol completamente inaspettato. Tutte le volte che sollevo un bilanciere sopra la testa ho consapevolezza di quello che sta succedendo, perché altrimenti il mio avversario non si fa sollevare. A livello competitivo questo sport è disciplinato dalla Federazione Internazionale Sollevamento Pesi, IWF. Le regole sono abbastanza semplici. In ogni specialità gli atleti devono reggere il bilanciere saldamente sopra la testa con braccia e gambe dritte senza movimenti. Tre giudici valutano il corretto completamento dell'alzata. Gli atleti incominciano l'esercizio con il bilanciere posizionato al centro di una pedana delle dimensioni di 4x4 metri. I pesi sono montati su un bilanciere d'acciaio che pesa 20 kg nelle competizioni maschili e 15 in quelle femminili. I pesi stessi sono dischi d'acciaio rivestiti in gomma colorata. Nel sollevamento pesi gli atleti gareggiano in una delle 8, 7 per le donne, categorie di peso. Attualmente ci sono due specialità del sollevamento pesi. Lo strappo, nel quale gli atleti devono sollevare il bilanciere sopra la loro testa in un unico movimento. Lo slancio, nel quale si porta prima il bilanciere all'altezza delle spalle e poi si solleva il peso al di sopra della testa con un movimento rapido detto spinta. On the Evolution of Sports ha incontrato Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, per scoprire i segreti di questo sport. Ho scelto di praticare il sollevamento pesi perché degli allenatori che sono venuti da Palermo, che anch'essi praticavano sollevamento pesi, ci hanno invogliato, hanno tutti i compagni di classe, a provare i giochi studenteschi. E loro mettevano dentro degli esercizi di sollevamento pesi. E da lì è iniziato, diciamo, un amore a prima vista quando ho toccato il bilanciere. E questo è successo nel lontano 2010. Per me è un orgoglio immenso indossare la maglia della nazionale, perché fin da bambino guardavo la televisione e ammiravo qualunque atleta che fosse riuscito ad emergere o comunque a riuscire a fare qualche risultato. Poi ho avuto la fortuna di farmi scoprire da questi allenatori che sono venuti da Palermo, insomma, così da poter dar riscontro a quello che era il mio sogno. Io ho lavorato tantissimo, sono stati anni difficili in tutto, però come ogni cosa, se uno la vuole veramente, la vuole ottenere, se è bella non è semplice, quindi bisogna lottare e penso che abbia lottato e tuttora lo sto facendo. Io preferisco pensare a queste medaglie come il lavoro di un collettivo, nonostante il nostro sia uno sport individuale, la parte della collettività, del lavoro collettivo per noi è determinante, perché la prestazione è individuale, ma poi il gruppo vive le emozioni di ogni atleta e le sente proprie. Per cui c'è stato lì veramente un lavoro straordinario della direzione tecnica, di tutti gli staff, medici, psicologici, nutrizionisti, che si sono preoccupati di questo gruppo di lavoro. Noi eravamo certi di andare a Tokyo e di fare medaglie, ovviamente non lo potevamo dire, ma i nostri risultati, l'evoluzione dei risultati dei ragazzi ci confortava da questo punto di vista. Certo, ci sono all'interno di queste tre medaglie delle peculiarità, c'è la medaglia di Georgia che è insomma, la prima medaglia olimpica femminile nella storia di questo sport, c'è il risultato di Mirko Zanni in una categoria complicatissima, tra l'altro con una gara tiratissima, perché non era certo al massimo della sua condizione, perché poteva sicuramente fare anche meglio, ma poi c'è stata la gara di Mimmo Pizzolato che ha rischiato di vincere l'oro e non si è accontentato dell'argento, per cui una volta conquistato il bronzo ha tentato l'oro, e mi sembra che anche questa cosa, questo, una competizione nella competizione, insomma, tentare una medaglia più importante rischiando, mettendo a repentaglio un argento che è pur sempre una medaglia importantissima. Arrivare a questi livelli è soltanto un obiettivo che sto per raggiungere. Dico sto per raggiungere perché
fino a quando non si raggiunge la medaglia olimpica, che come tutti pensiamo la medaglia d'oro, non perché le altre non hanno valore, però quella che conta di più è l'oro, insomma. Per le Olimpiadi di Parigi mi sto preparando in maniera molto selettiva e molto più accurata rispetto a prima, non che prima non lo facessi. Però adesso per partecipare, per dar modo di partecipare alle Olimpiadi, c'è stato un cambio di categorie. Alle Olimpiadi di Tokyo ho fatto la categoria fino a 81 kg. Ad oggi, per provare la qualifica e così da poterti qualificare alle Olimpiadi, la categoria mia è passata a 89 kg. Di conseguenza mi sembra che sia più facile, perché dici, può pensare una persona, mangi e arrivi. E invece non è così semplice, perché bisogna arrivare a quel peso corporeo con una massa magra abbastanza sostanziosa. L'unica cosa che posso dire è che questo cambio di categoria lo sto vivendo come una nuova emozione, un nuovo traguardo da raggiungere, quindi ci sto mettendo ancora più voglia e ancora più stimolo, anche perché diciamo che ancora mi scotta quell'oro perso. Nel sollevamento pesi, da quando ho iniziato io a praticarlo, diciamo che sono cambiate pochissime cose, ma quelle pochissime cose che sono fondamentali. Per quanto riguarda l'attrezzatura, credo che Eleco, che sta facendo un gran lavoro sulla nostra attrezzatura che usiamo in campo nazionale e internazionale, ci ha reso e ci ha dato degli attrezzi molto più sicuri su ogni punto di vista. L'unica cosa che è cambiata è che io paradossalmente ho notato, perché ho fatto il cambio anche di allenatore, è il modo di allenare. E il modo di sviluppare la forza, o comunque applicare la forza sul bilanciere, perché noi abbiamo detto che anche il toro è forte, però non fa sollevamento pesi, non può fare sollevamento pesi. Tra strappo e slancio, dove mi sento più sicuro? Ecco, questa è una bellissima domanda. Ora, sono entrambi due esercizi molto, molto belli, mi entusiasmano entrambi. Noi paradossalmente, per portare a termine le alzate, o comunque per portare a termine il titolo, bisogna fare la somma di entrambi, quindi viene presa la miglior somma dello strap, la miglior somma dello slancio. Per ogni esercizio abbiamo tre tentativi, il maggior chilo sollevato da un esercizio e dall'altro viene sommato, e da lì viene fatto il totale olimpico, che ci dà il titolo di campione nella gara che stiamo per affrontare. Lo strappo è un esercizio molto tecnico, dove non importa tanto quanto sei forte, ma quanto tu sia bravo tecnicamente ad esprimere il tuo corpo sul bilanciere. Quindi non prevale tantissimo la forza, ma prevale moltissimo l'aspetto tecnico. Invece lo slancio è un esercizio dove viene svolto in due movimenti. Lo strappo viene svolto in un movimento dove da terra a sopra la testa, un unico movimento, lo porti e termina. Invece lo slancio viene fatto in due movimenti. La prima, che è la girata, dove noi da terra lo portiamo sopra il petto, e la seconda fase è la fase di spinta, dove da sopra il petto viene portato a sopra la testa. Ecco, lo slancio invece, a differenza dello strappo, è un esercizio dove prevale tantissimo la forza. Non che la tecnica non serva, non sto dicendo questo, anzi è fondamentale anche lì, però prevale più l'aspetto della forza. Quindi se un soggetto è molto più forte, nello slancio avrà più facilità di esecuzione. Ecco, a me da quando sono piccolo mi è sempre piaciuto lo strappo, però riesco ad esprimermi meglio nello slancio, perché madre natura o i miei mi hanno affidato delle gambe e una schiena molto forte, quindi di conseguenza mi riesce meglio. Poi noi abbiamo un motto dove diciamo che le gare si vincono con l'ultima prova di slancio. Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Albert Einstein.